passione. Ma è proprio tutto vero. Oh, ho fatto richiesta alla RAI 20 anni fa di recitare in un radiodramma e mi hanno già preso. Oh, ho la convocazione qui, sì, non dice che cosa devo fare, ma la mia parte sarà sicuramente quella del presentatore. E vabbè, io intanto provo. Signore e signori, buonasera. No, vabbè, dai, così sono capaci tutti. Ladies and gentlemen, good evening. No, no, troppo straniero, chi lo capisce? Signore e signori, buonasera! 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 Ma te sei quello nuovo? Io? Sì, sono quello nuovo! Ma sei capace? Ma sì, sono quello nuovo, sono capace! Sei sicuro? Allora, io sono quello nuovo, sono capace e sono sicuro. Non è la prima volta che recito, Sono 20 anni che mi esibisco alla Filodrammatica di Baggiovara, santa lo! Ma noi non stavamo cercando un attore. Ah no? No, noi stavamo cercando un rumorista. Un rumo che? Rumorista! Ah, davvero? Che bello. Vabbè, dai, è lo stesso. Va bene, come dice il proverbio, l'importante non è presentare, l'importante è rumoreggiare. Non so, Questa ma me l'ha forza. insegnata mia nipote. Vabbè, dai, vediamo cosa sai fare, dacci una mano. Io sono Patapim e lui è Patapum, e tu? E io sono Patapam. Con Patapim e Patapum c'è Patapam, con Patapim e Patapum c'è Patapam e Patapim e Patapum, c'è Patapam e Patapim e Patapum, c'è Patapam e Patapim e Patapum. C'è patapam e patapim e patapum, c'è patapam e patapim e patapum, c'è patapam. Il piacere era più corto, però. Quello lì è quello nuovo? È quello nuovo. Sì. È capace? È capace, sì, è capace. Siete sicuri? È quello nuovo, è capace, siamo sicuri. Piuttosto, cosa dobbiamo fare stasera? I tre moschettieri. I tre moschettieri? Ma non erano tre uomini in barca? Tre sorelle. Tre personaggi in cerca d'autore. Sei personaggi. Mi par di capire che non siete pronti a fare i tre moschettieri. Siamo sempre pronti. Allora vedete di non fare pasticci come al solito. Attendez, madame, s'il vous plaît. Trasmettiamo ora il radiodramma I tre moschettieri, 30ª puntata. Era una notte buia e tempestosa. La pioggia scrosciava sui tetti della reggia di Versailles. Ogni tanto vividi lampi squarciavano il cielo, accompagnati da rombi di tuono. Dietro i vetri illuminati di una finestra, due donne attendevano angosciate. Angosciate! Erano la regina Anna e la sua fedele dama di compagnia, Costanza. Non vi angosciate, mia regina. Vedrete che D'Artagnan e i suoi compagni arriveranno presto e la collana che avete incautamente donato al duca di Buckingham ritornerà nelle vostre mani. Zitta, mi sembra di sentire un rumore. Rumore di cavalli al galoppo. Stanno avvicinando. Presto, aprite quella finestra. Open the window. Vira la finestra.
Sono loro finalmente. Oh mio Dio, stanno arrivando le guardie di Richelieu. Ci ha mandato Richelieu. Ci ha mandato Richelieu. Per salvar l'onor del re. Per salvar l'onor del re. I moschettieri li affrontano con le spade sguainate. Che duello impari e sanguinoso. Slip! Spick and span, spick and span. Dash! Oios, mi hai colpito il coral. Per me, finish! Spira e ammira. Tu. Oh, mia regina, non reggo l'emozione. Svengo. Costanza, Costanza, su via, riprendetevi. Svegliatevi, svegliatevi. I moschettieri hanno abbattuto le guardie e stanno salendo. Che piano? Uno. Salendo le scale. Entrate, miei fedeli amici. Open the door. Vira la porta. D'Artagnan, sono stata tanto in pena per voi. Non dubitavo però che sareste riuscito in questa impresa. Meritate un compenso. Miei coraggiosi moschettieri, avete salvato il mio onore e avrete la mia eterna gratitudine. Basta da poche briciole, lo stretto indispensabile che i tuoi anni puoi dimenticare. Quali saranno le prossime avventure dei nostri eroi? Per saperlo, ascoltate la prossima puntata che andrà in onda domani sera alla stessa ora. Buonanotte.